va ora in onda Dove vai uomo? Riflessioni a cura di Luciano De Bei. Gentili ascoltatori di Radio Science ed emittenti collegate che dopo le andremo anche a ricordare, una buonasera da Massimo Bonelli in studio, qui da Radio Fabro Veneto del circuito web di Radio Science TV, perché Radio Science è anche televisione. Da Treviso un saluto alla regia centrale Rosario Moreno, altresì all'assistente alla regia che è Ugo Moreno. Spero che state bene voi. Benissimo, grazie. Benissimo, da uno l'ho sentito, sentiamo anche Rosario. Sì, sì, molto bene, buonasera a tutti quanti. Perfetto, allora possiamo iniziare. Vi devo dare una bella notizia a voi ascoltatori che ci seguite da tutto il network, perché partiremo con una nuova trasmissione. Dove va l'uomo sostanzialmente? Dove va la società di oggi? Dove va il mondo? Dove va questa umanità? Perché vediamo che la situazione è abbastanza seria, non occorre che lo dica io, basta guardarci attorno, sentiamo rumore e vediamo anche rumore di guerre dappertutto, bombardamenti sopra per esempio i bambini, abbiamo un inquinamento pazzesco in questo pianeta, mi viene in mente Chernobyl e poi Fukushima, per non parlare di tutto l'inquinamento smog atmosferico nelle grandi città, ma non solo, anche in campagna, perché ormai è talmente una situazione che potremmo definirla satura e la gente poi si ammala. Potremmo andare avanti ancora, lo sfruttamento della donna, la prostituzione, le donne schiavizzate lungo le strade d'Europa, e che viene permesso questo, nessuno fa nulla per cercare di salvaguardare queste poverette. Ecco, c'è in poche parole una umanità che si vuole male, non è che si vuole bene, si vuole male questa umanità qui. Ecco, potrebbe l'elenco andare molto più in là, quindi andare a toccare poi quelle che sono le mafie, il coinvolgimento mafia-stato, eccetera, eccetera, le stragi che sono successe, ma mi fermo qui perché altrimenti ruberei tutto il tempo all'ospite, che poi non sarà più un ospite, ma bensì sarà il protagonista di questa trasmissione, che vuol fare appunto un check-up, cioè a che punto siamo, dove stiamo andando, perché siamo arrivati a queste situazioni. Dunque vi presento Luciano De Bei, filosofo, esperto in spiritualità, che è collegato con noi via telefono da Martellago, siamo in provincia di Venezia, e lo saluto subito. Luciano, buonasera a te. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Ecco, ti prego di parlare un po' più forte sulla cornetta del microfono appena ti ridò la parola. Dunque ricordo anche tutte le radio del network, quindi dalla radio madre che è Radio Science, quindi a seguire Radio Fabro Veneto, da dove vi sto parlando, Radio Valdichiana.it, Radio Reno Web, quindi a seguire Radio Isso, l'ultima arrivata a Modena noi, e da Salgareda Radio Sismondi Libri. Dunque l'emittente Radio Science, che collabora anche con la televisione terrestre, la radio terrestre, perché a volte capita di mandare in onda alcune produzioni fatte dal terrestre, diciamo, ecco, questo è il punto. Dunque questo sarà un ciclo di trasmissione di frequenza quindicinale, quindi un lunedì sì, un lunedì no, un lunedì sì, un lunedì no. Ecco, ogni 15 giorni a partire da questo lunedì troverete Luciano De Bei che fa una sua riflessione, appunto come dicevo prima, cercherà di capire perché siamo arrivati a queste situazioni dove i valori sono decaduti, mi ripeto ancora, ma lo sottolineo perché è importante, un mondo così non può andare bene, non c'è futuro per i nostri figli, quindi bisogna capire innanzitutto le cause perché l'uomo si comporta in questo modo e eventualmente quali prospettive ci potrebbero essere. Allora, io non voglio più rubare tempo a Luciano De Bei, sono le 18.30
36, do subito la linea a Luciano che ci parlerà oggi di che cosa. Glielo chiediamo lui. Luciano, allora, cosa hai preparato per questa sera? Eccomi qua. Buonasera intanto a tutti i gentili radioascoltatori e un ringraziamento ai dirigenti e anche a te Massimo per la fiducia che mi hai accordato a parlare su questo tema. Voi avete posto un tema molto importante che rientra un po' ad arricchire lo spirito di questo network e che parla quindi della salute del pianeta e dell'essere umano in quanto tale che gestisce quindi questo pianeta. E dove va l'uomo? È una domanda molto complessa, molto articolata, che ci vorrebbe moltissimo tempo per poterne estrinsecare in tutti i suoi aspetti. Noi cercherò in questi pochi minuti che avrò a disposizione per puntate, che come dicevi tu andranno in onda ogni 15 giorni, una ventina di minuti, cercherò di esprimere semplicemente le mie riflessioni, perché io sono come una persona qualunque, come una di voi che mi ascolta, è uno di tanti sconosciuti, ma questo non vuol dire che non abbia arricchito una mia parte interiore. E mi scuserete, adesso io vado anche un po' a ruota libera perché chiaramente non ho preparato nessuna palinsesto, ma quello che è importante è questo. Allora, per rispondere a quella domanda, dove vai uomo, ovvero dove vai società, dove stiamo andando tutti, c'è una premessa però da fare molto importante secondo il mio punto di vista, e cioè capire chi è il soggetto. Se io non so chi si muove, chi compie l'azione, io non posso sapere dove sta andando. Quindi se io dovessi per esempio chiedere a un pazzo dove vai, lui non potrà rispondermi non so dove vado, perché non so chi sono. Quindi la domanda importante per poter rispondere dove vai, che la troveremo verso la fine di questo ciclo, dovremmo, secondo il mio punto di vista, cominciare a capire invece chi sono io, chi siamo, perché se noi non sappiamo chi siamo, non potremo neanche sapere dove andiamo. Queste domande ovviamente non me le pongo solo io, si è sempre posto l'umanità dal momento in cui ho cominciato a riflettere. Ci sono stati grandi filosofi nella storia, noi veniamo dalla storia e della filosofia greco-romana, quindi la nostra cultura è improntata su queste conoscenze, ma ci sono state anche conoscenze orientali molto importanti, se non di più. Detto questo, ripeto, ci sono stati grandissimi uomini che a volte nella storia ci ha fatto conoscere più o meno direttamente e più o meno profondamente. Per esempio Diogene, no? Che andava, se vi ricordate, dormiva nella botte e andava con la lanterna a cera di giorno e diceva: ma questo è un pazzo, dove va con la lanterna di giorno? E lui diceva: ma io cerco l'uomo, provocatoriamente. Quindi cercava se stesso, voleva provocare l'uomo nel dire chi sei. E questa è la domanda importante che dobbiamo porci sempre e che invece questa società in particolar modo non ci pone affatto. Abbiamo altri grandi filosofi come Eraclito, per esempio, l'Oscuro, che diceva le stesse cose. Socrate, che è stato addirittura ucciso perché lui risvegliava le coscienze di giovani nel volerli farli capire chi è l'uomo. E questo è il punto. Persone così illuminate, purtroppo ce ne sono poche, quelle poche anche le uccidiamo. Abbiamo avuto Platone, abbiamo avuto in Oriente, in Medio Oriente Gesù, il Buddha in Oriente, Lao Tzu, tanti altri, insomma. Recentemente, nel nostro secolo scorso, abbiamo avuto grandissimi personaggi che non molti hanno avuto la fortuna di conoscere, che però hanno tracciato, hanno segnato questa via che porta alla conoscenza. Abbiamo avuto un Krishnamurti, per esempio, che molti di voi avranno letto qualcosa, un uomo di una eccezionale mente. Abbiamo avuto Osho, abbiamo avuto Ramana Maharshi, lui che semplicemente ai suoi devoti, per poter indicare la strada di potersi liberare, diceva: domandati semplicemente chi sono io. Qui bisogna capire un fatto che è importantissimo.
noi cerchiamo, nella nostra poi civiltà anche odierna, cerchiamo la cultura all'esterno. Andiamo sulle biblioteche, cerchiamo di conoscere e di leggere. Siamo tutti proiettati verso l'esterno. Certo, noi andiamo ad arricchire la parte, diciamo, inferiore della mente, quella razionale, ma abbiamo dimenticato la parte superiore della mente, l'intelletto, l'intuizione. E questo ci viene solo se noi entriamo in noi stessi. Quindi la conoscenza vera ce l'abbiamo già dentro, in imprint. Dobbiamo solo cercarla. E quindi quella conoscenza che noi troveremo ci farà capire chi siamo. E quindi, di conseguenza, dove andiamo. Questa società, secondo me, poi in questi ultimi, poi società capitalistica per antonomasia, perché è figlia di una società mercantilista prima e poi una società più arcaica, di baratto, ma sono tutte società figlie una dell'altra, in cui ovviamente il potere, la moneta e il denaro ha sempre fatto più presa nel cuore delle persone, e quindi chiudeva come dentro uno scrigno il cuore, escludendolo dal contatto con la mente. La mancanza di questo collegamento chiaramente ci fa perdere la conoscenza di chi siamo noi. Voi cominciate a pensare: ma cosa dice questo Mario? Io mi aspettavo di parlare di politica, parlare di economia. No, tutte quelle cose io ho capito da tanto tempo che sono la conseguenza di quello che sto dicendo. Se io risolvo il mio problema, risolvo anche i problemi esteriori. Se io non mi conosco, i miei problemi esteriori saranno sempre più complessi e più aggrovigliati, e non potrò mai risolvere la matassa. Paura in onda. Questo è un punto importante. Allora, cominciamo un po' a capire un po' meglio cosa vuol dire chi sono io. Scusatemi, io sto facendo adesso un po' un monologo. Io sono abituato, tra l'altro, a parlare molto poco e vivo abbastanza in uno stato di tranquillità e serenità, e parlo quando serve, e gli argomenti che quando parlo sono prevalentemente improntati a questi aspetti. Quindi già per me è già una fatica parlare, quindi fare anche questo. No, va benissimo, Luciano, ti ascoltiamo. No, era solo per far capire un po'. Benissimo. Allora, per capire chi sono io, devo capire appunto intanto che cosa sono, nella misura in cui... Ecco, scusami, Luciano, sì? Luciano, scusami, sì, c'è una, più che domanda, una considerazione dal settore, diciamo, dove si interagisce, cioè dalla chat. Anon 2906 dice: se non erro c'era scritto sulla grotta della Pizia: uomo, conosciti. Ecco, se vuoi magari su questo. Sì, ma certo, sì, ma ecco, no, sì, perfetto, l'osservazione è correttissima ed è importante, però di queste citazioni potremmo tirar fuori Aiosa. Tutto verte nella conoscenza. Noi sappiamo, intanto cominciamo a dire, che l'uomo è formato, come dovremmo saperlo un po' tutti, da corpo, da una mente e da un animo, spirito. Questi tre elementi evidentemente interagiscono tra di loro continuamente, ma noi siamo identificati col corpo e quindi anche con la mente. La mente, senza che noi ce ne accorgiamo, è un elemento che abbiamo sottovalutato nella sua importanza, e quindi è un elemento che abbiamo condizionato. Noi da quando nasciamo, adesso cerco di andare un po', come dire, per punti molto veloci, ma io credo che toccherò comunque gli aspetti importanti. Allora, noi da quando nasciamo a quando moriamo, noi siamo entrati in una condizione, va bene, di continuo condizionamento, senza accorgerci, perché noi diciamo la vita e la società. Vado a scuola e mi dicono quelle cose che ovviamente sono già precostituite,
non insegnano la vera storia, chiaramente, ma insegnano cose che non risponde alla verità. Ma a parte questo, sono impegnato proiettato verso la vita per crearmi una famiglia, per crearmi un lavoro, per crearmi un'occupazione. Sono tutte cose che io ho passato quando ero giovane. E io, fortunatamente, c'è qualcosa in noi che evidentemente è ancora sconosciuto. Fortunatamente, potrei citare i primi versi di Dante: nel mezzo dei cammini di nostra vita mi trovai in una selva oscura, là dove la dritta via era smarrita. Ho cominciato a capire, fortunatamente, realizzando quei miei desideri, come tutti, perché sono legittimi all'inizio, ho cominciato a capire che questi non mi davano la felicità che io cercavo. E ho cominciato a dire: Luciano, un momento, ferma tutto. Qui è come se avessi la carota davanti e io dico sempre: se raggiungo quell'obiettivo sono felice, se faccio quella determinata cosa sono... In realtà non è così. La felicità ce l'abbiamo già dentro, e se noi riusciamo a scoprire la nostra vera natura troveremo anche la felicità. Il più delle volte noi ci complichiamo la vita perché cerchiamo in realtà la felicità. Noi siamo egoisti, noi siamo invidiosi, noi siamo tutto perché vediamo l'altro che crediamo sia felice. Ha una bella casa, ha una bella macchina, pensiamo che attraverso quell'oggetto ha raggiunto la felicità. Non è così. Ha raggiunto l'infelicità, perché il condizionamento di avere un bene, va bene, scusate il gioco di parole, porta alla schiavitù. Il mondo che noi viviamo ce lo stiamo creando noi. Attraverso che cosa? Attraverso gli oggetti che ci attornano, che noi li rendiamo vivi. Li rendiamo vivi attraverso il nostro desiderio. La nostra coscienza che vuole appropriarsi di quell'oggetto, che vuole usare quell'oggetto, va bene? Noi creiamo il nostro mondo. Ma attraverso questo uso, attraverso questo mondo, noi abbiamo creato anche la nostra schiavitù mentale. Noi, ripeto, non ci rendiamo conto perché siamo nati, è come se un bambino nascesse dentro una prigione e non vedesse mai l'esterno. Beh, adesso mi viene in mente, per esempio, il mito della caverna di Platone, chiaramente, no? Uno dall'esterno va dentro e guardate che il mondo... No, il mondo è questo, noi, le nostre ombre proiettate nel muro, questa è la nostra realtà, questo noi siamo. Ecco, quindi voglio dire, se uno nasce in una certa condizione e muore in quella condizione, non potrà mai capire cos'è veramente. Quindi il primo grande sforzo, la prima grande opera che noi dobbiamo in qualche modo, ed è forte, perché anche nell'alchimia qui si parla, che ovviamente è la stessa cosa, ne conosci te stesso, e si parla delle 12 fatiche di Ercole, no? Quindi parliamoci chiaro, no? Svegliarsi non è semplice e non è da tutti. Gesù diceva: la via della perdizione è larga, la via invece della salvezza è stretta. Krishna diceva nella Bhagavad Gita: uno su mille mi cerca, ma uno su mille che mi cerca mi conosce, e cioè conosce se stesso, perché conoscere se stessi, qui anticipo una cosa, ma poi è conoscere l'assoluto. Però andiamo per ordine, perché altrimenti ci perdiamo. Quindi il condizionamento è la prima cosa che noi dobbiamo capire. Se noi non capiamo che siamo condizionati, passatemi questa frase, da quella maledetta scatola che è la TV, la televisione, che poi non è più una scatola ma ormai è diventato un quadro, ma non è, tra l'altro, l'oggetto, e attenzione, che sia in qualche modo negativo, l'oggetto è neutro, è l'uso che noi ne facciamo, e qualcuno ne fa l'uso distorto, malevole, per condizionare le masse. E non voglio entrare adesso sulla sociologia, perché neanche questo è l'aspetto. Voi dovete solo capire che la televisione, i programmi banali, soprattutto la pubblicità, perché se voi andate a vedere una pubblicità, voi potete, se volete, scambiare il prodotto con un altro prodotto, e quella pubblicità è sempre valida, perché non parla del prodotto in sé, sta parlando del vostro condizionamento, sta parlando che voi dovete avere quella cosa per essere felici e contenti. Un bel sorriso, vedete come corrono sui campi felici, eccetera. Quindi la prima cosa: liberarsi dai condizionamenti. E per liberarsi bisogna capirli.
E per capirli, ecco qui il punto, c'è l'osservazione. Noi abbiamo un unico strumento che la natura ci ha dato, la coscienza. La coscienza è come una lampada, una lampadina. Voi avete una torcia elettrica unidirezionale. Voi magari entrate su una stanza buia, per vedere cosa c'è nella stanza dovrete vedere oggetto per oggetto e poi mentalmente farne la somma. La coscienza è così, va a collocarsi su un oggetto. Quindi voi dovete capire attraverso l'auto-osservazione cosa voi in quel momento state provando. Voi non dovete contrastare, e qui uno degli aspetti tra l'altro secondo me limitanti della psicanalisi e poi di Freud e poi anche di Jung nel suo metodo, perché non si può contrastare la mente con la mente. L'organo che può modificare ed essere medicina è l'organo superiore. Quindi alla mente ci vuole solo lo spirito. Allora lo spirito, attraverso la coscienza, deve solo osservarsi, deve semplicemente vedere le sue reazioni, le sue emotività, i suoi sentimenti, i suoi stati d'animo, senza giudicare. Perché nel momento in cui entra il giudizio, entra il nostro falso ego, entra la nostra personalità. Non per niente Gesù diceva non giudicate per non essere giudicati. E quindi è importante cominciare a capire che ognuno è qui per fare, ognuno di noi, se siamo qui, siamo malati in qualche modo, non nello spirito, e però abbiamo malattie un po' diverse, quindi ognuno ha la propria malattia. Non dobbiamo giudicare la malattia degli altri vedendo la nostra, dobbiamo curare la nostra e guardare la nostra. Quindi l'auto-osservazione, torno a ripetere, è l'elemento, la grande medicina, l'elemento che ci può guarire. Certo, ci vuole tempo, non è che questo si risolve in qualche giorno, in una settimana, ci mancherebbe altro. Qui dipende anche dalla, in Oriente parlano di sadhana, cioè dalla disciplina che noi ci diamo. Qui entra in gioco chiaramente la vita attraverso un comportamento che deve essere cosciente e disciplinato. Noi viviamo una società di indisciplinati, ci sono tantissime leggi, ma le leggi non servono a nulla, perché è importante trasgredirle, anzi più uno le trasgredisce più bravo è. E se uno dice guarda, io rispetto, no, tu sei uno stupido perché tu sei un onesto, e gli onesti qui non sono più accettati. Quindi questo, diciamo, è il grande male che affligge l'umanità e che non potrà trovare soluzione, perché tra una banda di lazzaroni non si può pensare di trovare l'onestà e che poi trovare le soluzioni che vada bene per tutti, perché tutti cercheranno di frodare il prossimo, l'altro. Quindi la prima cosa è cominciare, conoscendo noi stessi, a capire che noi siamo qualcosa di più importante e il nostro comportamento sarà un comportamento virtuoso ed etico. In Oriente dicono che l'energia della persona suprema, del Signore Supremo, si manifesta in tre forme: in virtù, in azione e ignoranza. Queste tre virtù, questi tre aspetti sono gestiti da Maya, cioè l'illusione che si dice tanto, non mai l'irrealtà. E di fatto il nostro comportamento è sempre oscillante tra un comportamento, diciamo, tendenzialmente virtuoso, ma che però è trascinato anche dall'ignoranza. La tentazione, nel cristiano direbbe il tentatore, la parola di Dio, se vogliamo, e il tentatore, è la stessa cosa. Quindi l'azione dell'uomo deve, per volgere verso la direzione giusta, deve essere cosciente. Nel momento in cui cade preda dell'attaccamento verso la materia, e quando dico attaccamento non sto parlando della sopravvivenza, è chiaro, uno se ha fame deve mangiare, ma quello che
deve mangiarla, mangiare, diciamo, non deve gustarlo come oggi ci sono trasmissioni a non finire aiosa di come cucinare, di come queste sono tutte banalità che condizionano la mente. Io devo mangiare cose sane, genuine, ma per alimentare il mio corpo, che è uno strumento che mi serve per qualcos'altro. La buona forchetta, la buona cucina, mettetela via se volete, ma non può funzionare, quindi non si possono servire due padroni, o si serve la materia o si serve lo spirito. Purtroppo oggi tutti serviamo la materia e vediamo dove stiamo andando, no? Qualcuno magari l'ha visto un po' più lontana, perché magari è un po' su qualche piano superiore, ma la società, se va avanti così, è un disastro. Ecco, il futuro, infatti, che noi diamo ai nostri figli, prego. Ecco, Luciano, ci sono anche delle altre considerazioni dalla chat di persone che interagiscono, sempre Arnon2906, esattamente la schiavitù e la mancanza della conoscenza di noi, infatti Socrate con la meietutica cercava di far rinascere l'uomo. Esatto, adesso io cerco anche di usare termini proprio molto semplici, terra cera, sì, non vado a fare conferenze perché a me non interessa. Ti chiedo una cortesia, scusa se ti interrompo, se mi puoi, sì, anche per chi ci ascolta, far chiarezza cosa vuol dire questo nome che ho fatto fatica a pronunciarlo perché è la prima volta che lo vedo, meieutica, cos'è? Cioè, adesso mi prendo un po' la... Comunque dovrebbe essere la conoscenza di noi. Sì. Però, perdonami, non... Ecco, scusa, perché abbiamo solo tre minuti. Poi c'è un'altra considerazione di Anno3800, dice: l'uomo che ha il minimo necessario, la ciotola ed un martello, è inattaccabile. Sì. Ma vedi che allora gli ascoltatori sono già più numerosi di quello che penso, che quindi il mio intervento spero che sia di utilità a molti, ma sicuramente molti sono anche già preparati e probabilmente anche più di me. Anzi, auspicherei che ci fossero altre persone che vengano poi al posto mio a illustrare determinati aspetti importanti. Comunque, visto tanto che mancano pochi minuti, visto che mancano pochi minuti, se posso quantomeno abbozzare il concetto, perché altrimenti poi quando dico allora entriamo in noi stessi, dobbiamo capire che noi, in realtà, quando dico noi, la nostra vera essenza, quindi, è rivestita sostanzialmente da cinque involucri, da cinque corpi, diciamo. Abbiamo quello esterno, il corpo fisico più grossolano, poi abbiamo il corpo energetico, quello sottile un po', poi abbiamo quello mentale, poi abbiamo ancora quello più sottile ancora, causale, e poi alla fine il corpo di beatitudine. Allora, la vera conoscenza, e questo è un punto importante da capire, è sperimentare questi corpi nella misura in cui io ho capito che non sono questi corpi. Oggi siamo identificati col corpo fisico e penso di essere il corpo fisico, infatti perdiamo una vita ad abbellirlo, a renderlo bello, cioè, ma in realtà non siamo. Nel momento in cui io sono passato a conoscere il corpo energetico, o meglio ancora anche il corpo mentale, capisco, nel momento in cui li osservo, che non sono quell'oggetto che osservo, quindi non sono quel corpo. È importante quindi questa esperienza dell'osservazione, e quindi torno al discorso della consapevolezza e dell'osservazione in sé all'interno di noi stessi, perché solo attraverso questo processo, non nascondo tra l'altro che io ancora oggi, avendo 70 anni, faccio tutte le mattine 2-3 ore di meditazione. Questo per me è importantissimo e vitale, perché io tengo risveglio il mio spirito molto attivo e molto presente, perché tenderebbe attraverso l'influenza della materia a essere soggiogato nel tempo. Invece no, ci bisogna contrastarla poi attraverso quindi l'opera, l'azione, come dicevo prima, della sadhana, quindi della disciplina. Quindi è importantissimo provare queste esperienze, che non siamo questi corpi. Quindi questo è il punto fondamentale, che eventualmente riprenderemo la prossima, con più calma, la prossima, tra 15 giorni, il prossimo appuntamento. Sì, sì. Io spero di aver dato quantomeno un inizio di riflessione, perché a me interessa scuotere gli animi, non certo dare soluzioni, perché io non sono qui per dare nessuna soluzione, ma sono qui per stimolare l'interesse alla riflessione.
E questo è importante. Poi ognuno di noi deve cercare la verità dentro di se stesso. Perfetto, non fa una piega, come si suol dire. Ecco, solo una precisazione, grazie alla regia centrale, ecco, sforiamo anche di un minuto, anzi chiedo alla regia centrale un paio di minuti. Dunque, il termine maieutica viene dal greco, sottointeso tecne, e significa arte della levatrice. Togliere, quindi conoscere. Sì, toglie l'elevatrice, cosa toglie? Fa nascere, no? il nuovo nascituro. Sì, perfetto. Quindi, una domanda solo volevo farti, Luciano. Scusami un attimo. Chiedo scusa, anche altro input importante che voglio dare è: attenzione, ascoltatori miei, signori miei, amici miei, ma quello che è importante, siccome la vita è breve, non perdiamoci nel voler a tutti i costi approfondire speculazioni che poi sono dettagli. Attenzione, noi dobbiamo, e questo per me è importantissimo, l'ho capito, noi dobbiamo cogliere lo spirito delle cose, lo spirito del messaggio, lo spirito dell'essenza, va bene? Dopodiché lasciamo perdere tutti i particolari, non interessano i particolari, capito? E anche questo non fa una piega, infatti un po' anche rispecchia un po' anche quella che è la nostra linea editoriale, quello che vogliamo fare, cioè di dare un'informazione il più possibile corretta. Sappiamo a chi dare la parola, persone che veramente diciamo ci mettono anche la faccia a volte per spiegare determinate situazioni, quindi fanno sul serio, e poi ovviamente ognuno di voi ascoltatori potrà trarre le più ovvie conclusioni, insomma. Ecco, questo è, non è sbagliato quello di imporre determinati comportamenti, determinate politiche, come ad esempio abbiamo visto, l'ha accennato prima, abbiamo visto infatti che adesso va molto la politica dell'immagine, no? Apparire, ma l'imporre, no? Scusami Massimo, l'imporre vuol dire semplicemente annullare questa ricerca e quindi questa conoscenza vera. Esattamente. Imponendo, ecco, capisci? Esatto. Sì, scusa. Vuol dire proprio annullare la ricerca, hai detto giusto? Ecco, purtroppo io faccio una parentesi giornalistica e devo dire anche un po' tecnica, perché c'è in ballo anche le frequenze. Purtroppo questa situazione, questa pulita dell'immagine, questo apparire, se non hai, diciamo, il SUV non sei nessuno, o se non hai la macchina di un certo tipo non sei nessuno, o l'abbigliamento con delle firme particolari non sei nessuno. Ecco, è partita un po' da quando in Italia hanno iniziato a venire giù da Milano, io li chiamo dei sapientoni di Milano, perché sembra che solo loro sanno fare televisione o radio, e hanno praticamente portato tutti questi network con una programmazione demenziale oltre che a basso livello, e portando quindi ad un calo della cultura della gente. Questo... Perdonami Massimo, rapidissimamente di dire. Prego. Allora, quando noi condizioniamo una persona, evidentemente l'abbiamo schiavizzata. Questi signori che ovviamente parlano tutto di esteriorità, in realtà sanno benissimo che loro così facendo hanno schiavizzato, perché hanno condizionato le menti. Una mente libera, pura, va bene, che conosce se stessa, non potrei mai condizionarla, quindi non potrei mai catturarla, è libera di per sé. E loro hanno bisogno di schiavi, mentalmente, culturalmente, hanno bisogno di un seguito che li segua, va bene, perché sono dei semi-automi, non sono mai liberi nel capire esattamente l'essenza della vita, cosa sono qui per. Quindi loro vivono una vita continuamente alla ricerca di queste cose inutili, banali, che non servono semplicemente a nulla. Esatto, un concetto questo straordinario che effettivamente fa capire. Ecco, io credo quindi che il messaggio che emerge da questa prima trasmissione è quello di dire: cerchiamo di conoscere se stessi, in modo anche per poi non essere preso da queste reti, diciamo così. Esattamente. Bene. Esattamente. Infatti lui diceva, Gesù diceva: costruite la vostra casa sulla roccia, non sulla sabbia. Cos'è quella roccia se non la conoscenza di noi stessi, che nessuno ci porta via? Io vi do, e diceva Gesù, io vi do la mia pace, non quella del mondo. Qual è questa pace? Quella di conoscere noi stessi, la nostra felicità che abbiamo dentro. Ci sarebbe tantissimo da parlare, chiaramente, ma purtroppo i minuti sono quelli che sono.
avremo probabilmente ci darai l'opportunità di avere qualche trasmissione in più, probabilmente. Ah, sicuramente sì, infatti ho detto questa è la prima di una lunga serie di trasmissioni che non avranno fine, è un quindicinale, finiranno quando vorrai tu, ecco, qui c'è lo spazio, okay. C'è insomma, Luciano. Ti ringrazio, ok. Quindi, bene, sì. Sì. No, volevo solo salutare gli ascoltatori. Prego. E alla prossima tra 15 giorni. Ecco, benissimo, quindi ricordate Massimo. Amici ascoltatori, tra 15 giorni ritroverete Luciano De Bei, filosofo, esperto in spiritualità, qui dalle frequenze del network di Radio Science, ogni 15 giorni, sempre di lunedì. Dunque, prima di chiudere... Sì, Massimo, scusami, volevo chiudere anche... il discorso dalla chat prima di chiudere tutto quanto, di darti la parola, se mi dai un attimo due secondi, ok? Anche tre. Grazie. No, perché anche Anon 3008 aveva detto che essendo Socrate figlio di una levatrice, meieutica cioè indica l'azione della levatrice di fare nascere. Poi si è associato anche Anon 7033 che dice in pratica tirar fuori i pensieri all'interlocutore di turno. Insomma, c'è stato anche uno scambio di scritti tra Anon 3008 e Anon 7033. Quindi ci siamo insomma su questo. Volevo dar merito a tutti quanti e ringraziare tutti gli amici della chat che sono intervenuti con i loro pensieri, con i loro scritti. Vai Massimo. Grazie Rosario per questa precisazione. Ecco, ricordo che le chat le trovate in tutte le radio collegate con il net, con Radio Science. Radio Science è un po' quella che è la radio online madre, diciamo, di tutte le altre, e anche televisione, lo ricordo. E altresì ricordo il nome di queste emittenti, da Radio Favaro Veneto a Radio Valdichiana, Radio Reno, Radio Reno Web, quindi Radio Isso, Radio Sismondi di Salgareda e l'ultima arrivata, molto importante, Modena Noi Radio. Dunque alle 19.07 non mi resta che congedarmi da voi, ringraziare Luciano De Bei per queste riflessioni, lo ritroverete, ricordo ancora, tra 15 giorni, sempre a lunedì. E ricordo a questo punto anche, permettetemi, tanto è la prima trasmissione, ci dilunghiamo un attimo, ricordo anche i prossimi appuntamenti. Domani ad esempio ci sarà alle 19 Pianetologi Menti nel Mondo con Alviano Appi, che mi sostituirà perché io ho un appuntamento importante per la presentazione del libro di Italo Sbrogion a Marghera, che poi naturalmente trasmetteremo nell'ambito di Pianetologi Report, il settimanale. Quindi mercoledì con spazio aperto alle 18.30 Antonella Entronò, Ugo Lombardi con i suoi ospiti, e alle 22 Osservatorio Antimafia sempre con Antonella Entronò e Ugo Lombardi. Giovedì sarà la volta alle 20.30 in prima serata con la replica di Pianetologi Eventi nel Mondo. Poi ci sono naturalmente gli appuntamenti, quelli diciamo in terza serata con la regia centrale con Rosario Moreno, e dove diciamo ci si rivolge verso un pubblico più diciamo così giovane, giovanissimo, ecco, c'è l'interagibilità anche con Facebook eccetera eccetera. Quindi come sentite, Radio Science da quest'anno, da ottobre del 2016 si rinnova, abbiamo tanti appuntamenti in più, nuove trasmissioni e anche nuove emittenti che si collegano. Quindi ecco un punto di riferimento che vogliamo darvi, ci teniamo, ecco, tenetelo presente, radioscience.it, e potete avere tutta questa informazione alternativa. Bene, a questo punto mi congedo da voi, noi ci sentiremo quindi tra 15 giorni, dopodiché nella terza trasmissione sarà Luciano De Bei ad aprire il programma e fare la sua riflessione. Ogni volta ci sarà un tema diverso. Questa sera abbiamo parlato di conoscere, cercare di conoscere noi, se stessi il più possibile, e quindi da qui inizierà questo lungo filone riflessivo di meditazione con Luciano De Bei. Grazie Rosario, alla regia centrale 19.10 scoccate in questo momento, chiudo qui, grazie e buonasera a tutti, buon proseguimento con Radio Science. Bene Massimo, e volevo concludere salutando tutti quanti di nuovo e ricordando l'appuntamento domani sera alle ore 22 con Don Chisciotte e Mulino a Vento, la trasmissione di Alfredo Stori, e giovedì sera con Social Evolution, una trasmissione di Luca Moreno.
con questo è tutto per il momento e vai con la sigla. Aspetta, bravo Rosario, così siamo divisi il compito. Io ho ricordato gli approfondimenti, diciamo così, di un certo tipo e tu gli approfondimenti di un altro tipo, così ecco, siamo Perfetto. Al completo. Bene, vai con la sigla allora, anzi vado con la sigla. Caro saluto a tutti quanti. Ciao a tutti. Ciao. Avete ascoltato una puntata di Dove vai uomo? Riflessioni a cura di Luciano De Bei.